Buongiorno, eccoci di nuovo. Allora, io oggi andrò a fare dei cavolfiori in padella con acciughe, capperi, aglio, peperoncino. Ora vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, io qui avevo un bel cavolfiore bianco grande, l'ho pulito, ho tolto le foglie, quelle che vanno buttate, quelle più dure, e ho lasciato quelle tenere, le ho sfilate. Poi ho fatto tutte cimette il cavolfiore e l'ho prolessato, ho dato una prolessata di 5 minuti al bollore. Come hanno preso il bollore, ho calcolato 5 minuti e poi l'ho tirato su. Ora sono caldo perché l'ho tirato su ora. Devono essere un po' al dente, che poi questi vanno cotti in padella. Allora, questa ricetta è nel forno, delle acciughe, un paio di acciughe, due, tre, una manciatina, ma anche meno, di capperi. Io ho soltanto questi, li ho finiti, li metto tutti. Poi delle olive denocciolate nere e verdi. Potete mettere soltanto nero, soltanto verdi. Poi olio, se lo dovete, quanto basta. Il sale. Poi qui ho del prezzemolo che ho già lavato. Prezzemolo. Poi ho tre spicchi d'aglio che ho pulito. Questi appena rosolati li andrò a togliere. E sei peperoncini, questi piccolini secchi, che poi andrò a sminuzzare. Allora, faccio qua il prezzemolo, che serve dopo. Andiamo ai fornelli. Ah, poi il pane grattato, mi sono dimenticata. Devo prendere anche il pane grattato. Aspettiamo un attimo che vi sistemo un pochino. No, non vedete. Ecco qua, così è perfetto. Prendo il pan grattato. Ecco qua, preso il pan grattato. E questo andrà messo poi alla fine, quasi alla fine della cottura del cavolfiore. Allora, iniziamo con mettere un giro d'olio. Mettiamo gli spicchi d'aglio, accendiamo la fiamma. Spicchi d'aglio, quando saranno arrotolati io prendo il foglio. Questi sono tre spicchi d'aglio puliti internamente, ho tolto l'anima. Li facciamo rosolare. Oh, va bene, è caduto, lasciamo stare. Facciamo rosolare, poi si tolgono. Già iniziano a rosolare, peperoncino lo metto dopo con i cavolfiori, altrimenti qui si brucierebbe. Così si vede meglio, fa le ombre, non lo so, dipende forse dalla luce. Oggi è tempo brutto qui da noi, è nuvolo, forse pioverà. Ecco qua, questo è rosolato, lo vado a togliere.
metto subito. Mettere i cavolfiori, ne facciamo un quarto anche dove si scaldano in cottura, con strucchiarelli, è così che devono essere. Le foglie le tagliamo. Li ho tirati su proprio poco prima di collegarmi a fare il video. Questa è una ricettina molto veloce, vedete le foglie più tenere, io le ho sfilate e le ho messate con il cavolfiore, quelle più dure, più verde scure le ho buttate, e quelle sono dure, non si possono mangiare. Questo è un ottimo contorno, volendo ci può anche prendere la pasta. Questo lo tengo per pranzo e cena perché è tanto, il cavolfiore era bello grande, allora ci farò pranzo e cena. Poi si schiaccia un pochino con la cucchiarella. Quell'olio è poco, ci si aggiunge un po' d'olio, allora io vedo se questo è poco, ne aggiungerò ancora un po'. Il cavolfiore non è come le melanzane che lo risputano, quando si mette poco olio lo risputano, questi no, l'olio che ci si mette quello rimane. Allora, vediamo un po', scorre ancora dell'altro, ci si aggiunge. Allora, di mettere gli ingredienti, mettiamo da sugo, si sciolgono da sugo,
metto tutte quelle che ho, sono 4 spicchine. Mettiamo i capperi, li ho disparati, ci acquagli e lasciati in questa bagna. Poi mettiamo i peperoncini perché io li ho pure essiccati. Il peperoncino, una quantità, è il vostro gusto, non cambia, piace la roba molto piccante, allora ne metto 5. Ognuno mette la quantità che desidera. Quindi devo prendere ancora l'olio, non metto poco, quindi si bruciano, che sono molti, e il brodo non è tanto. Stavo fiore in questo caso, questo è stato il fiore bianco, però è quello verde. La sua si sta scendendo e dà il sapore a stavo fiore. Un po'. Aggiungo un pochino d'acqua. Così che finisce di cuocere con il fiore. E come ho detto, l'ho appena, diciamo, brulettato, sbollentato per qualche minuto, non è stato troppo cotto. Allora aggiungiamo un po' d'acqua e finiamo la cottura. Poi mettere il pan grattato e il prezzemolo. Aggiungo il sale che ancora non l'ho messo. Mettiamo poco perché c'è l'acciuga, con caso si sente, sì, occorre aggiustarlo, probabilmente no. Mettiamo così, ok, perfetto, non serve né da aggiungere e non è neanche troppo salato, è giusto. Che se le pietanze non usciate si fa tempo aggiungere il sale, ma se sono salate non si può fare niente. Ecco qua, ora io abbasso, e finisco la cottura, e noi ci vediamo dopo, quando aggiungerò il pan grattato, il prezzemolo, per il finale della ricetta. A dopo! Allora, io qui ho aggiunto altre due volte un pochino d'acqua, quando vedo che si è asciugata l'ho assaggiato e risultavano ancora un po' duretti, ho aggiunto acqua per due volte. E non devono essere proprio strappati, non si devono sfogliare, ma devono rimanere un pochino croccantini,
al punto di poterli mangiare, non a prendere di colore. Ecco, ora questa è la giusta consistenza e andrò a mettere un po' di pane grattugiato. Volendo anche così senza pane grattugiato, se non vi piace il pane grattato sopra. Io lo metto perché dà una croccantezza in più. Ecco qua. Si mescola un po' per distribuire bene tutto il pane grattato. Sono pronti, aggiungo un po' di prezzemolo, dopo il resto lo metterò sopra nel piatto. Un'altra mescolatina e sono pronti. E vado ad impiattare. Una coviletta sopra. Non impiatto tutti, faccio vedere un pochino. Come ho detto, il resto vi lascerò per cena. Ecco qua. Metterò un altro po' di prezzemolo. Ecco fatto. Amiche carissime, anche per oggi il piatto è pronto. Ecco qua, vedete? Guardate un po', c'è un profumino meraviglioso. Provate a fare questa ricetta, sono buonissimi, si accompagnano con tutto, se un buon contorno, si accompagna con formaggi, con carne, con pesce. E poi, come ho detto, volendo ci potete anche condire la pasta, magari non mettete il prezzemolo, è un ottimo condimento per la pasta. Bene, per oggi è tutto, io vi saluto, vi auguro a tutti una buona giornata e un buon pranzo. Qui tra poco pioverà perché non ci si vede più, è notte, e alla prossima ricetta. Ciao amiche, un abbraccio a tutte. Ciao!